Buongiorno e bentrovati al Salotto Acquatico di Swim Biz. E lo so che fa un po' ridere questa cosa perché hai gli spettatori che sono i tuoi compagni di squadra. E loro hanno finito, adesso fanno ridere. Caro Nicolangelo Di Fabio, Mister 200. Diciamo, sì. Perché diciamo? Che ho sentito interviste di prima, c'è anche un altro Mister 200, che è Gabriele. Insomma, allora, partiamo da un presupposto. Che mi pare sia un po' affollato questo 200 quest'anno, no? Non c'è solo Gabriele, ci sono altri personaggi. No, sì, c'è tanta gente. Io sono in quella maglia, diciamo. Insomma. Maglia natatoria è un uovo. Insomma, però, il tuo allenatore... Sì. Il Moro... Dico bene? Sì. Loro continuano a fare attività di... e tu è la prima volta, quindi sì. È normale che... Il Moro dice che hai delle caratteristiche particolari. Quali sono le tue caratteristiche particolari? Nei due? Ah, non lo so. No, sto scherzando. Allora, sicuramente sono più veloce dei due che sono appena usciti. Cioè di Gregorio Patrinieri, sicuro che lo battiamo sui 200. Detti? Detti non lo so, perché anche facendo dei lavori più per il 200 lui comunque va forte. Alla mano davanti me la mette quasi sempre, ecco. Anzi, diciamo sempre. In allenamento. Ma da come è andata la stagione fin qua, anche in gara. Perché l'allenamento fa testo fino a che punto? Ma non lo so. Saperlo, però. Perché ci sono quelli che fanno i leoni in allenamento. E poi niente in gara. Però Gabriele fa il leone in allenamento in gara, e in gara sì, fa il leone lo stesso. Quindi. Leone stesso. Senti, 2 e 4? 2 e 4, sì. Adesso mi sta iniziando a piacere anche di più come gara. Forse perché sono anche più sicuro di me stesso, ecco. Senti, ma sul piacere la gara, che vuol dire? Prima ero un po' più timoroso nel fare i 4 stile, vedevo come una distanza lunga, troppo lunga. Adesso no, invece è una distanza normale, il 200 è diventato una distanza breve, quindi mi piace più farla, ecco. Però per fare un buon 2 bisogna allenarsi bene sui 4, no? Sì, ma penso che bisogna fare anche un buon 100. Un buon 100? Sì. Sì, tutto. Il Moro ti fa fare un po' tutto quanto? Sì, mi fa fare un po' tutto, sì. Concentrato, sì. Questo è l'anno... importante, sì, sono concentrato. Spero di migliorare il mio personale, che non miglioro da un anno. Questo sarebbe un grande risultato, ecco. E poi dopo poi ci sarebbe anche la staffetta, perché poi la staffetta, la 4x2 è fondamentale, no? Sì, che non è ancora qualificata per... Beh, certo, bisogna qualificarsi, bisogna cercare di far parte anche di questa, sì, 4x2. Sì, certo, questo diciamo sarebbe un obiettivo che mi piacerebbe raggiungere. Poi vediamo un po' come si mette la situazione. Io spero comunque di riuscirlo a prendere. Senti Nicolangelo, ma vai anche tu in Messico? Sì, partiamo il 7 febbraio e torniamo il 12 marzo. Il 12 marzo poi fai anche tu Fort Lauderdale? Sì. Poi c'è aprile. Aprile è l'appuntamento importante. Che non è un pesce d'aprile, ma aprile è... È proprio l'appuntamento importante dell'anno, ecco. Poi... La mia Olimpiade, se voglio andare all'Olimpiade, sarà ad aprile. Ragazzi, ecco. Che bella cosa. Emozione, sì. Ma ci pensi, ci dormi la notte? Adesso ci penso, dormo la notte normalmente, ci penso... Sarebbe lo stanco. Sì, no? Sì. No, ci penso ogni tanto, però vediamo un po', ecco, non mi sbilancio più di tanto. Mai. Perché poi è sacra questa cosa, no? Mai mettere mai la manina davanti, no, mai. Ma a parte la scaramanzia nello sport, sì, sì. Tu chi tifi, calcisticamente parlando? La Juventus. Quindi c'è tutti quanti nel team di Gregorio, tranne Gabriele che è interista. Ma secondo me dobbiamo disintossicarlo Gabriele, ecco. Magari. In che senso? Tutto così. Dobbiamo farlo guarire, ecco. Sì, poi è una malattia anche, quella, sì, no? Diventerà anche lui juventino. A posto, sì. Io no, beh, tu non so se sai, ma io no. Ho altre tradizioni calcistiche. Detto questo. Beh, ci vediamo ad aprile allora, ci vediamo a Riccione. Speriamo di vederci ad aprile. Sì, sì, perché scendi dalla montagna, te ne vai al mare, t'abbronzi, sei bello in forma. Se sopravvivo ci vediamo. Senti, un'idea di tempo tuo ce l'hai in testa o fai come... Ce l'ho un tempo mio, però non lo... Più o meno quello. Il mio personale? Di meno il mio personale. Questo sicuramente. Ma non dico più niente. Ma si avvicina molto alla qualifica. Sì. Normale. Normale qualifica. L'importante è quello, arrivare a Rio de Janeiro e non avere saudage, che vuol dire nostalgia, no, di Olimpiade. Sì, infatti. Bravo, alla prossima con Swim Biz e speriamo che ti porti bene. Ciao. Ciao.